Buongiorno, buona Pasqua, buon anno e buone feste finite. Ci abbiamo provato. Abbiamo messo il pullman davanti alla porta per 45 minuti, anche perché siamo stati obbligati, visto che il nostro portiere non è in grado di tenere la palla con due mani. E come si fa a prendere un gol così? Cioè, sembra l'omino del subbuteo, sembra che ci sia Bucci dietro che lo muove e il portiere, cioè, non ne ha tenuta una ferma. Ma mettiamoci della colla. Come fai? Come fai a prendere un gol così in Serie A? Non è possibile! Ma perché sempre a noi? Perché? Io ti voglio bene, Angelo, ma... Cioè... È un videogioco! Dai! Dai! Eravamo partiti molto bene! Sistemati bene in campo, maturi, finalmente maturi! Non come prima, mesi fa, andavamo molto all'arrembaggio. Adesso finalmente maturi! Vedo una squadra matura, strutturata! Oggi Barro non mi è piaciuto particolarmente, Orsolini poteva fare qualcosa di più, ma valutiamo solo il primo tempo, perché il secondo tempo l'hai mandato in vacca, perché uno che secondo me meritava l'MVP della partita, che è Svanberg, ha fatto un'ingenuità dovuta alla sua età. Come ho sempre detto, noi ogni tanto paghiamo questi errori di gioventù. Vuoi la squadra giovane da far crescere? Il giovane per crescere deve sbagliare. Come l'anno scorso Scouten ti ha fatto l'entrata col piede a martello col Genoa e abbiamo perso 3-0, oggi Svanberg ha fatto un'ingenuità e abbiamo pareggiato 2-2 con l'Udinese. Un'Udinese che è venuta qua, cioè Donadoniana ai massimi, eh? Palla lunga De Paul, teniamoci forte, speriamo che succeda qualcosa, perché se no buonanotte al secchio. Cioè, se noi non rimaniamo in 10, questa partita finisce 4-1, cioè se non tirano in porta e non succede il flipper, noi la vinciamo 4-1 in carrozza. Però ci dobbiamo sempre complicare la vita e quindi oggi molto bene Paz. Poi che sarebbe stata una giornata stravagante, l'abbiamo capito quando è entrato Calabresi, che ho visto entrare Calabresi e ho detto, abbiamo finito, social abbiamo finiti. Non c'è più nessun altro, ho detto in panchina. Chiamo i giornalisti dopo Calabresi. Quindi già da lì potevamo capire che sarebbe stata una giornata particolare. Poi alla fine Ichi ha fatto una gran bella diagonale. C'è stato un flipper fortapasce per 45 minuti e l'hanno pareggiata. Allora, chiaro, ti rimane la mano in bocca, anche perché vedi che la classifica oggi poteva prendere uno spunto importante. Invece rimani lì a galleggiare. Se vincevi oggi, invece, iniziavi a fare un gradino in più. Poi adesso arriva il Genoa, devi fare un altro in più. Non male, non male. Poteva essere un'ottima occasione oggi, l'hai. E te la sei, l'hai mezza buttata via, insomma. Comunque sì, primo tempo, parliamo un attimo del primo tempo, perché il secondo tempo non è calcio. Non è una partita, non si può parlare del secondo tempo, non è successo nulla a livello di calcio. È stato un arrembaggio con loro disorganizzati verso l'attacco e noi in difesa a fare le barricate, quindi non è una gran partita di pallone il secondo tempo da poter commentare. Cioè, potrei dire flipper, palla in mezzo, boom bim bum bam, pum pim fuori, cioè, boom bim bum bam, boom bim bum dentro il 93esimo. Abbiamo parlato del secondo tempo. Il primo tempo invece, ripeto, mi sono piaciuti. Secondo me anche Mihajlovic nella scelta tattica e quant'altro sta facendo anche lui un passettino in più. Una cosa molto importante, Svanberg e Scouten in mezzo. Noi centrocampo che tu metta Svanberg, Scouten o Dominguez, cioè sono tre giocatori che lì in mezzo fa la differenza, eh? E sono tutti giovani. Comunque ci portiamo a casa questo punto. Un po' rammaricati perché abbiamo preso due gol. Il primo fa ancora rabbia. E niente, concludo dicendo che finalmente abbiamo visto un giocatore utile alla causa che può giocare veramente da titolare. Perché Paz sono 2 o 3 partite che è un giocatore importante. Oggi non ha sbagliato nulla. Tomiyasu terzino, sempre gran gol, gran palla di Orsolini. Comunque. Tra poco rigiochiamo ancora, quest'altra volta servono per forza i 3 punti. Forza Bologna sempre. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete, pigiate anche la campanella. C'è anche la pagina su Instagram, Davide Critico. Sono finite le ferie, speravamo di finirla al meglio. Speriamo che il Bologna ci regali una gioia la prossima partita. Ciao!